Allora, ciao a tutti da Coach Sebastiano. In questo video andremo a fare una panoramica di quelli che sono i quattro step della nostra operatività DeLorean e di conseguenza anche delle quattro applicazioni che vedi qui: Telegram numero 1, DeLorean stessa centrale numero 2, TradingView numero 3 e MetaTrader 4 numero 4. Appunto, io li chiamo i fantastici 4, che sono le quattro applicazioni che devi avere sul computer o anche soltanto sul cellulare per poter operare secondo la nostra strategia. Allora, andiamo chiaramente in ordine di partenza. Telegram è il primo, qua vado veloce su Telegram perché probabilmente lo conoscerai, sicuramente è un'applicazione che devi avere sul cellulare, si può aprire anche dal computer, ma comunque ce l'avrai sul cellulare, ed è un'applicazione che viene collegata con il tuo account DeLorean in modo tale che sia DeLorean a mandare a te una notifica, ok? Quindi quando lo scanner DeLorean, no? Lo scriviamo qua, lo scanner DeLorean, lo scanner. Scanner che scansiona il mercato del cambio valute per te 24 ore su 24. Quando lui trova una situazione che conosciamo, che definiamo come una situazione dove si è formato un DeLorean, ti manda una notifica su Telegram in modo tale che sul cellulare, senza stare davanti al DeLorean stesso, sul cellulare sai che lui ha trovato una situazione. Bene, qui ricevi soltanto quindi un messaggino. A quel punto lì tu hai un quarto d'ora. Un quarto d'ora, cioè ti spiegherò anche perché un quarto d'ora. Hai un quarto d'ora di tempo massimo. Quindi l'ideale è che appena vedi il messaggio vai ad aprire il tuo DeLorean per andare appunto a valutare se fare o non fare l'operazione. Quindi qui, per concludere, su Telegram ricevi soltanto un messaggino, devi entrare nel canale Telegram di DeLorean, troverai sull'interfaccia, troverai una campanella, ma comunque se poi chiedi nel nostro canale DeLorean Nation, qual è il link al canale Telegram, lo trovi e entri e qui il messaggino ti dice guarda che c'è una situazione, non ti dice né la coppia né il time frame, non ti dice nulla, cioè semplicemente ti dice vai ad aprire DeLorean per vedere qual è la situazione. Okay? Quindi questo è il passaggio numero uno, l'applicazione numero uno che devi avere, non devi fare nessun settaggio, semplicemente entrare nel canale Telegram di DeLorean. Bene, supponiamo quindi che tu sia arrivato al passaggio numero due, ovvero aprire lo scanner DeLorean e lo puoi aprire dal cellulare, dal tablet, dal computer, è indifferente, il link è sempre lo stesso, tuo nome, utente, password, DIM, entri, apri. A quel punto lì andrai a vedere che cosa? Andrai a vedere esattamente qual è la coppia, lo vedrai qui in alto il nome della coppia o anche qui in alto, adesso qua non si vede ma giusto per capire la posizione, e tutte le chiamate che sono state fatte le vedi in ordine cronologico, cioè in alto hai le più recenti, quindi appena ti arriva il messaggino Telegram, entro un quarto d'ora arrivi e questa sarà la coppia che dovrai valutare, cioè quella che è in cima, quella appena uscita. E se sei veloce vedrai che c'è proprio anche una specie di timer che ti dice da quanto tempo è uscita, quindi probabilmente se è arrivato il messaggino e arrivi subito qui troverai scritto che la chiamata è stata fatta un minuto fa, 2 minuti fa, 3 minuti fa. Non deve mai essere più di un quarto d'ora fa. Okay? Quindi perché abbiamo detto che hai il massimo. Cioè, oddio, hai un quarto d'ora di tempo per decidere se fare o non fare l'operazione quando il time frame è M15. Nei casi in cui sono un po' meno, ma ce ne sono tantissimi ogni giorno, il DeLorean si fosse formato in un time frame più alto, tipo H1, allora in quel caso avresti addirittura un'ora di tempo per fare l'operazione. Però facciamo l'ipotesi più frequente, quella dei time frame M15 o M30, dove avrai un quarto d'ora di tempo. Allora, cosa vuol dire che hai un quarto d'ora di tempo per fare cosa? Per valutare se fare o non fare l'operazione nella direzione indicata dalla freccia. Quindi tu avrai sempre una coppia, un time frame e una freccia che potrebbe essere di colore blu o di colore rosso. Chiaramente blu significa che c'è un'ipotesi di rialzo del prezzo, quindi eventualmente faremo, se decidiamo di farla, un'operazione in buy, andiamo a comprare. Se c'è un'ipotesi di ribasso del prezzo, di discesa del prezzo, ci sarà la freccia rossa e quindi valuteremo se fare un sell. Valuteremo, valuteremo, valuteremo. Dove andiamo a valutare? Allora, andiamo a valutare sulla terza applicazione che è TradingView. Allora, qualcuno qua mi dice, ma come? Ma non è DeLorean che mi fa decidere? Sì, DeLorean ti segnala qual è la coppia perché è uno scanner DeLorean e ti segnala qual è la coppia, qual è il time frame in cui si è verificata una situazione ad alto potenziale. Però la valutazione se fare o non fare l'operazione la facciamo su TradingView per un semplice motivo. Innanzitutto, che cos'è TradingView? È un'applicazione web, una piattaforma di visualizzazione del mercato del trading, quindi del mercato del cambio valute, in cui andrai a visualizzare che cosa? Esattamente la stessa coppia nello stesso time frame che ti ha indicato DeLorean, e
andrai a fare le tue valutazioni, quindi le domande tipiche di DeLorean, a capire se è o non è nella sezione asiatica, se è una zona di alto prezzo, basso prezzo, quindi andrai a fare delle valutazioni e le facciamo qui su TradingView per il semplice fatto che qui possiamo aggiungere delle informazioni, farci visualizzare delle informazioni che sono strategiche per appunto la nostra strategia, sono strategiche per la nostra strategia. Lo scrivo bene perché è importante distinguere tra che cosa? La strategia DeLorean che deve essere nella tua testa, per così capirci, dallo scanner DeLorean che invece è nel tuo telefonino. Okay? Quindi tutti possono avere un DeLorean nel telefonino, all'inizio non tutti hanno la strategia DeLorean in testa, che è quella che ti permette di capire se fare o non fare l'operazione. Okay? Per cui DeLorean te la segnala come ad alto potenziale, tu devi valutare se è attendibile o non attendibile, se vale la pena di farla o non vale la pena di farla, e lo fai su TradingView semplicemente per il motivo che hai più informazioni. Quindi questo ti consiglio di operare tranquillamente o dal cellulare o dal computer, è uguale. Poi, diciamo che in linea di massima dal computer è tutto un po' più grande, per cui per qualcuno è proprio un discorso di praticità che vede le cose più grandi, ha già il mouse invece che dove usare il dito, però alla fine dopo un po' di pratica si può fare tutto dal cellulare, da Telegram a DeLorean stesso, a TradingView e MetaTrader 4. Comunque sia, una volta che hai finito questa fase, che è quella diciamo che è centrale, no? È una fase unica, qui solo una notifica, qui è la fase di lavoro. Ecco, anche qui apro una piccola parentesi, quanto dura il nostro lavoro quotidiano con DeLorean? Dura un quarto d'ora se fai un'operazione, mezz'ora se fai due operazioni, perché è il tempo in cui probabilmente starai lì a valutare. Ecco, è un lavoro di valutazione in realtà, quindi di applicare, non applicare in base alla strategia i suggerimenti DeLorean, e quindi valuterai, ci metterai un quarto d'ora. Una volta che tu hai valutato di fare l'operazione come te la consiglia, e anche qui una piccola parentesi, se DeLorean ci consiglia un'operazione in buy, cioè stampa la freccia blu, noi andiamo a valutare se fare o non fare l'operazione in buy. Non è che se scartiamo l'operazione in buy, allora la apriamo in sell. O si fa come è consigliato o non si fa nulla, non è che si fa il contrario. Bene, anche questo è magari, se è la prima volta che ragioni su queste cose, potrebbe essere importante sottolinearlo. Quindi accettiamo la chiamata, valutiamo che ci sono le condizioni giuste, benissimo. Quarto e ultimo passaggio, andare a aprire sul cellulare. Io consiglio sempre di darlo sul cellulare, questo perché veramente è un'applicazione semplice, non hai bisogno di fare nient'altro qui, è soltanto buy o sell, quindi l'applicazione si chiama MetaTrader 4 ed è quella collegata con il tuo broker, con il tuo conto broker. All'inizio sarà un conto demo, un conto di allenamento, come lo chiamo io, conto del broker, dove avrai tutte le stesse identiche condizioni ma con un conto virtuale, e poi a un certo punto aprirai il tuo conto di deposito. Sostanzialmente un broker, ragazzi, è una banca dove metti dei soldi, quindi come se fosse un piccolo conto online dove depositi solo e soltanto la cifra che intendi usare per tradare, quindi saranno 100 euro, saranno 1000 euro, saranno 100.000 euro, lo sai tu. E quindi MetaTrader 4 è collegato con il tuo conto broker quando ce l'avrai, o se no con un conto demo, e qui su MetaTrader 4 in realtà devi fare un'operazione da pochi secondi, veramente pochi secondi. Qui devi inserire che cosa? Tre soltanto dati. Quali sono i dati che devi inserire su MetaTrader 4 per aprire l'operazione? Il TP, il take profit, e lo vedi su TradingView, quindi andrai a visualizzare qual è il take profit giusto da mettere eventualmente, lo stop loss, quindi qual è il livello di prezzo a cui eventualmente l'operazione potrebbe chiudere in negativo, e questa qui quando invece prendiamo il profitto, quindi in positivo, e poi avrai bisogno di mettere il lotto. Qui apro una parentesi veloce, ma importante, proprio per dirti l'operatività, che cos'è? Allora, mentre questi due dati qua, prezzo di take profit e prezzo di stop loss, li trovi su TradingView, il lotto non lo trovi da nessuna parte, è una decisione soggettiva, cioè quanto vuoi investire, e dopo un po' di esperienza, in qualche modo ti posso dire che lo capisci tu, lo decidi tu a mente, non è a sentimento, cioè hai un ragionamento, l'avrai fatto 100.000 volte questo ragionamento, per cui potrai calcolare un po' il lotto anche tu da solo. All'inizio c'è una calcolatrice di lotto, come dire, chi è bravo a calcolare fa tutto in testa, poi chi all'inizio invece usa una calcolatrice, e quindi in base allo stop loss, in base, ma c'era un video apposta per spiegarti questo, vai a calcolare il lotto e lo devi inserire in MetaTrader 4. A quel punto lì, quando hai messo il lotto, premi su buy o su sell col dito, e quindi apri o non apri l'operazione come consigliata e valutata su TradingView. Da quel punto lì in poi si è aperta l'operazione e ci metterà un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, 2 ore o 3 ore a raggiungere il TP, ma questo non è più il lavoro tuo, cioè non devi più fare nulla da quel momento là in poi. Ecco perché ci dice che alla fine un'oretta al giorno basta e avanza, perché il nostro obiettivo è fare una, due,
massimo tre operazioni, per cui un quarto d'ora di lavoro, di valutazione, ma poi se l'operazione ci mette 3 ore, quello non è certo il lavoro tuo, non devi fare tu nulla se non aspettare che vada a profitto oppure no. Poi, diciamo che a un livello un po' avanzato di competenze, potresti anche fare una gestione più attiva dell'operazione, quindi valutare se parzializzare, prendere dei profitti temporanei, oppure chiudere l'operazione prima per vari motivi, ma insomma, di base all'inizio apri l'operazione e lasci che vada al TP o no, in base a come l'hai impostato sul trading. Bene, io penso e credo che questa panoramica ti sia importante, quindi abbiamo detto che hai bisogno di 4 operazioni, cioè 4 applicazioni, che è un sistema integrato, 2 sono quelle principali, lo scanner ti serve per proprio fare il lavoro lui, cioè quindi lui lavora 24 ore su 24 e ti segnala soltanto quando trova un'operazione, te la segnala su Telegram, quindi vai qui, tu lavori soltanto un quarto d'ora per valutare se la situazione ha le condizioni giuste, una volta che hai valutato, la apri in metà del 4 e aspetti che vada a profitto. Detto questo, spero che ti sia utile come panoramica per capire com'è l'operatività, come sarà la tua giornata, quindi queste 2-3 volte un quarto d'ora di intervento da parte tua per fare dei profitti che sono veramente molto, molto interessanti. Vabbè, ma di questo non ne parliamo in questo video, ne parleremo durante le live e sul canale di DeLorean Nation. Un saluto e un abbraccio quindi da Coach Sebastiano, ci aspettiamo, spero che questo video ti sia stato utile.